Questo è il tuo regno. È logico, il regno dello sciamano, è un pazzo, mi piace essere pazzo. Museo surreale, l'artista ovviamente persona eccentrica. Personaggio estroso come le sue opere, da visitare assolutamente. A me personalmente ha fatto un po' impressione. Incontrare uno sciamano che parla con accento svizzero è stata un'esperienza unica. Queste sono alcune delle recensioni di un luogo particolare di cui avevamo sentito parlare a causa del suo artefice, tale Lorenz. Alcuni lo descrivono come uno sciamano, altri come un personaggio molto singolare. In ognuno dei due casi ci interessa. Proviamo a contattarlo, ma il numero di telefono associato al museo è inesistente. Così chiamiamo qualche altra attività del paese per chiedere informazioni. Volevo chiedere, in questo periodo lui, Lorenz, si trova lì nella sua casa? Ma sicuro, perché lui non va in nessuna parte. Se li trova, sicuro. Però non deve credere che siamo tutti matti, vero? Questo è tutto ciò che sapevamo quando abbiamo deciso di metterci in strada alla ricerca di Lorenz e del suo museo. Il menù di oggi prevede 400 chilometri. Oltre ai chilometri, il menù per fortuna prevede anche un buon piatto di canederli. La nostra destinazione si trova in Alto Adige, quella zona d'Italia in cui i cartelli sono bilingue e le mele fanno da protagonista nei campi intorno. Prima di arrivare a destinazione, però, facciamo tappa in un luogo che volevo vedere da molto tempo. Il campanile sommerso nel lago di Resia. L'unico edificio visibile di quello che fu il vecchio paese di Curon, sommerso dopo la costruzione della diga nel 1950. Ma non divaghiamo, siamo in Val Venosta per un altro motivo. Dopo circa 5 ore di simpatica guida siamo arrivati. Sulla sinistra una grande casa piena di oggetti appesi alle pareti e a destra un ammasso di cose difficili da distinguere a prima vista. Wow, allora, è difficile parcheggiare. Ma vabbè, di cosa stiamo parlando? Vedo Lorenz e accosto per salutarlo. Ma qui non potete parlare! Non c'è parcheggio, l'ho scritto qui al cartellone. Okay, parcheggi là dentro. Ok, perfetto, andiamo. Là è parcheggio a sinistra. E così è come abbiamo conosciuto la persona per cui avevamo appena guidato 400 chilometri. Ma nessuna sorpresa, sapevamo che non era un tipo semplice e andiamo a parcheggiare nel posto giusto, questa volta. Bene, Lorenz ha un museo visitabile a cielo aperto con un prezzo di ingresso di 1 euro simbolico, quindi ovviamente armati di 2 euro per due persone stiamo per entrare. Per prima cosa ci assicuriamo che Lorenz abbia voglia di fare due chiacchiere con noi. Scambiare due parole con te e... Oh, venite pure, nessun problema. E voi? Il museo si divide sui due lati della strada. Il primo lato è strapieno di sassi colorati, ossa animali e alcuni totem. L'altro lato lo vedremo più tardi. Cosa sono le collane? Cosa porta? Ma reliquie della natura, ciò che trovo fuori nei boschi. Questo era andato a morire sull'autostrada. Questo ha mangiato un'aquila e questa è la poiana. Io non uccido niente, non sono cacciatore. La selvaggina mi piace, ma la gente non mi piace perché la gente è bugiarda. Ogni animale ha capito che non c'è convivenza con l'uomo. Senza uomini posso vivere, ma senza animali e piante non posso vivere. Okay. Lorenz porta subito il discorso sugli esseri umani. Pare molto scettico e disilluso a riguardo. Se prendi solo quel poco per restare mite, lo fai con dignità e rispetto, non fai grande danno. Ma devi sempre sapere che quello che perde la vita lascia la sua vita per dare te la vita. Allora devi farlo col rispetto e non soltanto per piacere, per fare pum pum e ammazzare tutto.
Che animale era questo? Un cervo, una femmina, ma un anno e mezzo, quasi due anni vecchio. E sei in grado di capirlo dalle ossa facilmente? Oh, dalla grandezza, si vede anche dai denti, si vede subito. Non nego che a primo impatto vedere tutte quelle ossa mi ha un po' sorpreso. Siamo abituati a vederle di plastica il giorno di Halloween di solito. Poi ho capito che c'è un motivo per cui sono lì. Nessuno vuole morire, vuole vivere eterno. E queste reliquie, queste cose come il cimitero di Pelleruse qui è qualcosa che ci fa riflettere la propria mortalità. Noi uomini andiamo in paradiso, gli animali possiamo fare quel che vogliono, non vanno in paradiso, ma fammi ridere, quelli hanno più anima di noi, gli animali. Sono nato qui in casa e qui non mi sposto. Nato 4 novembre, erano 26 gradi sotto zero, mi ha detto la mamma. Il 4 novembre, gli ultimi anni, 24 gradi sopra zero. Cambiato il mondo radicalmente. Quest'acqua viene dal ghiacciaio. Il ghiacciaio quasi non c'è più. Sparisce tutto. E noi siamo la colpa dell'uomo. La frase prediletta si chiama allontanati dai tuoi simili con orrore. Io anch'io sono uno di quelli, anch'io la macchina, anche da me c'è fuori il veleno. Pare avere le idee piuttosto chiare su quelli che ritiene essere i grandi problemi del nostro tempo, ma è anche consapevole di essere parte del problema. Ma la prima cosa che devi imparare è distinguere gli spiriti con chi hai da fare. E tu come riconosci gli spiriti solitamente delle persone? Oh, un sguardo negli occhi e sono le finestre dell'anima, sai subito con chi hai da fare. E corriamo dietro i soldi dalla mattina alla sera, anche io tutti quanti. L'uomo per soldi fa quasi tutto, ma il quasi è scritto così piccolo che non si può leggere, allora fa tutto, ma lo nego sempre. Siamo bugiardi. Ogni parola metà bugia, la verità non sopportiamo, perciò si dicono le bugie. In realtà tutto è teatro. Io ho lavorato una vita intera, ho lavorato in Svizzera, in una ditta dove si fabbricano le cucine. Ho governato una ditta intera, Gutter Formulan, con 16 operai, ma non è quello, è acqua passata. Lorenz sembra non avere molta voglia di parlare del passato e noi certo non insistiamo, anzi ci concentriamo sul presente attraversando la strada verso quella che forse è la cosa più sorprendente di tutte, la sua casa. Back to the basics, been a lot of things but I never been basic. Run around bases, came from the basement, never been shameless. So I got stay in the streets, get dangerous, so I might bang it. Don't like hanging, unless you family, please don't. Claiming, like what you claiming, what you saying, what you buying, what you need. I'm at the house, ain't at the club. I'm really chilling with my seed. I love my poppy, put me on. I'm really chilling with OGs. Don't test my gangster, think I'm man. We gon' tryna be here for a while in a good time. When we ain't stressed out, just good wine. When I look in the mirror, yeah, I look fine. Good people, times and good wine. Good wine. Che animali abbiamo qui intorno? Quali sono gli animali più frequenti? Tipo queste corna, queste ossa? Oh, selvaggino, fuori nella natura, tipo? Cervi, caprioli, camusci, stambecchi, tutto ciò che sono nelle Alpi, volpi, che ne so io. Che ne so, questi teschi qui? Ma questo è un cervo femmina, uno giovane, vedi? I maschi, questo è anche maschio, ma questo è giovane, questo sono ciò, questo è un camuscio. Io non posso ammazzare questo traffico. E allora li metto un treose davanti che fa un po' schifo per fare spavento.
invece di far spavento arrivano. Ma sono severi, ma sono umane, come se le cose umane sarebbero meglio degli animali, scemenze. L'uomo è scemo, è scemo, siamo tutti scemi, ci crediamo chissà che cosa. E poi viene il mento e le cose morte ricevono vita. Io sono colui che parla con l'alito del mento. Questo è il nome di Pelle Rosse che mi sono dato. E quindi l'alito del vento ridà vita alle cose morte? Ma muove tutto. Ma nessun essere vivente c'ha vita senza i quattro elementi, è logico. E uno è anche l'aria, il vento, cos'è? Tutto è vento, tutto è magico, è fantastico, è incredibile. Mamma mia, che ti devo spiegare? Si deve sentirlo, lo senti automaticamente. Non servono parole, certe cose non si devono spiegare, si deve sentire in sé. Il suo appellativo di sciamano deriva dalla particolare simpatia che ha verso i cosiddetti pelle rossa, di cui notiamo alcune foto appese alla porta. Ma questi sì che erano uomini. Tu devi essere tu stesso, non devi perdere il tuo viso. Se tu non ti puoi più guardare tu stesso nei tuoi propri occhi, allora qualcosa è andato sbagliato. Io vivo la mia vita e non quella degli altri. E se io voglio andare piedi nudi, vado io. E cosa gli altri dicono non mi frega niente. Tu devi anche continuare il tuo percorso e realizzare te stesso, i tuoi sogni, i tuoi desideri, i tuoi sedini. Ognuno deve cercare la sua via. Il mio babbo ha detto, ragazzino, ricordati una cosa. Dal più stupido puoi imparare qualcosa. Non devi disprezzare nessuno. Ma qualche volta ci creiamo superiori dagli altri, crediamo di poter cambiare mondo. Ma tu non cambi solo te stesso, il mondo non cambierai mai. Devi essere in armonia con te stesso. Se hai una certa dote, continua quella via. Se ti fa felice, il senso della vita è essere felice. Devi tu sapere cosa ti fa felice. Che devo dirti? Ognuno a modo suo. Nel suo forte cinismo, Lorenz ha in realtà una visione molto chiara delle cose e siamo felici di averlo incluso nella nostra ricerca e di aver visitato un luogo che certamente non dimenticheremo. Grazie per aver viaggiato con noi, ci rivediamo al prossimo video.